Vorrei contarle una fiaba che un giorno, forse, per i sopravvissuti la diventerà una nuova storia, o forse una leggenda, fatta di quelle considerazioni e di che pettegolezzi che alla gente che piace sontare via via che la passa di bocca in bocca, come le fosse nove rime, quasi per dare piccolore e importanza alla storia. In una data qualsiasi, in un giorno qualsiasi, di un mese e un anno qualsiasi, un signo rotto, no, non ho sbagliato accento, volevo proprio dire rotto, nel senso, sì, nel senso che mi avevi capito. Un signo rotto, pien, strapien de schei da non sapere proprio neanche più dove metterlo, che per lo appare quasi un senso di fastidio, mentre per noi altri servirebbe per sopravvivere. Sto signo rotto, si diceva, a sé invente di costruire da capo al paese una polveriera, nel senso di esplosivo, da spassarne via in un lampo in pisa, capello, cavelli e pelle compresa. Tre bomboloni, sconti in un sarcofago a belio per ingannare i fanfaroni che sono i nostri imperatori, sempre accondiscendenti verso chi ha addosso l'odore di schei e ha la man larga nel donarli ai compagni del merende. E chi se ne frega della povera gente che per loro non vale niente? E chi se ne frega dei tanti traffici fatti sotto banco perché nessuno sappia mai niente, così che la povera gente lo possa capire, e la che il guadagno la lo fa solo con i suoi e non sulla pelle degli altri, compagni di sventura. E così a scominciar un via vai di nave cisterna fra il mare e la laguna, ed è altrettante mille vaganti lungo la Romea, a slongare all'infinio la linea rossa mai ben definita che, oltre a Ciosa e Borgo San Giovanni, potrà arrivare fino a Marina, a Brondolo, ma anche a Bari, a Sant'Anna e via via lungo la Romea. Pensè, basterà una subia del GPL per trovarsi col culo in acqua o peso, diventare una brasiola o una costesina se via ben cotta. Se la memoria non mi inganna, prima che sto signo rotto a se inventesse di impedirne dei campi minari, nel nostro paese non si viveva di paura e di terrore, ma si dormiva a sogni tranquilli. Non sarebbe sta meglio che quel signo rotto avesse sistemato quel bel sarcofago vicino alla sua casa, magari sotto alle sue culatte? Me sveglio e spero che sia star solo un brutto sogno, una fiaba appunto. Ma vago alla finestra e mi ciappa ancora di più la paura. Là, davanti ai miei occhi, è il sarcofago se da seno in bella mostra. Allora mi assale il terrore e un groppo alla gola mi fa sentire come un Cristo in croce sopra un altare, a piangere e ad esperare, fatto martire senza neanche essere sta benedire.